Nino Frassica in Puglia e fra un po' vi diremo dove si esibisce nel nostro Dove vado nel weekend realizzato da Vito Bruno. Questa mattina ci metterà tanta allegria uno dei comuni più belli della Puglia. Dove? Quale? Lo chiediamo ad Andrea Tedeschi che è proprio lì. Ciao Renato, buongiorno. Come vedete con noi ci sono i giovani tamburellisti della Proloco di Poggiardo nel Leccese, molto vicino a Maglie, che sono una parte dell'identità culturale di questo territorio che scopriremo tra poco. E scopriremo anche come si prepara uno dei piatti tipici di Poggiardo, il baccalà con i vermicidi, rivisitati da Renato Morisco, che con Gianni Matera ci racconterà la Puglia del gusto anche questa. E come ogni venerdì torna il nostro TG itinerante per scoprire ogni angolo della nostra Puglia. Con Andrea Tedeschi facciamo tappa a Poggiardo. Il Salento che non ti aspetti è pieno di tesori a due passi dalle spiagge più famose della zona. A 10 minuti da Castro, poco a sud di Otranto, c'è Poggiardo con il suo centro storico di origine trecentesca, come gli affreschi della chiesa rupestre di Santa Maria degli Angeli, scoperti nel primo Novecento e poi collocati in una nuova struttura nella villa comunale per preservarli al meglio. L'importanza di Santa Maria degli Angeli è il fatto che questa, essendo stata scoperta successivamente, cioè dopo praticamente un certo numero di secoli, ha mantenuto una sua identità, una sua, diciamo, possibilità iconografica che ancora oggi è possibile vedere attraverso la visita che il turista viene a fare qui a Poggiardo. Poggiardo nasce intorno al 1200 per accogliere gli abitanti di Vaste, centro di origine messapica distrutto dai Normanni, che oggi ospita nel museo all'interno del palazzo baronale reperti di epoca ellenistica, tra cui un tesoretto di più di 200 monete d'argento. Con il comune e la Proloco e altri soggetti specialisti si sta cercando di instaurare tutta una serie di attività che possono essere propedeutiche all'apertura di nuovo dei beni, si presume si spera da marzo in poi. Cultura che può aiutare a far restare sul territorio, creando lavoro, i giovani che intanto mantengono vive le tradizioni come quelle della pizzica. Mi sono appassionata così per caso e ho portato questa passione avanti proprio perché comunque è una tradizione, è un qualcosa che comunque rimane dentro. Questa edizione è tutto, ma vi ricordiamo che potete continuare a seguire le nostre notizie sul sito rainews.it/tgrpuglia e sui nostri canali social. Grazie per averci seguito e a tutti voi l'augurio di un buon proseguimento di serata.